Dunque, excuse me. Sega. Bitte schön. Noio. Sega? No. Ha capito? Carissimo. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'idris. Ya. Yeah. Yeah. Antonio De Curtis, in arte Totò il principe della risata, le cui frasi celebri sono nella mente di tutti, come siamo uomini o caporali, oppure signori si nasce ed io modestamente lo nacqui, hanno fatto la storia della comicità dell'epoca. Film e gag assieme alla spalla di sempre Peppino De Filippo, che sono immortali e senza tempo. Come non ricordare la celeberrima lettera e la grande Moria delle Vacche. Quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ah sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. A Totò, che improvvisava quasi totalmente sul set, bastava poco per far scoppiare la risata. Una smorfia, un sopracciglio inarcato, uno sguardo buffo. Il suo volto era una smorfia, una maschera vivente. Ed è per questo che l'ente carnevalesca di Fano allestirà nella rinnovata Rocca Malatestiana una mostra di satira e caricature dedicata al principe della risata nel 50° anniversario della sua scomparsa, curata nello specifico dai grafici cartoonist e maestri carristi Giovanni Sorcinelli, Mauro Chiappa e Maurizio Minoggio, che allestiranno 100 opere tra vignette, caricature ed illustrazioni. All'inaugurazione di sabato pomeriggio, una madrina d'eccellenza, Elena Articoli De Curtis, la nipote del principe della risata. Quindi sicuramente sarà una giornata interessante, curiosa, e penso che tutti i fanesi dovrebbero venire a conoscere attraverso le parole della nipote questo personaggio e questo comico grandissimo del cinema e del teatro italiano. Chi siete voi? L'onorevole. Ma io? Ma mi faccia il piacere. Sentite, questo passa ogni... Onorevole. Sì, onorevole. E c'è poco da ridere, sapete. A volte che